Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo mega super scopriamo le creazioni in resina perché praticamente ho provato gli stampi che abbiamo realizzato insieme negli altri video, sia con la Sealand che con la Seal 15. E poi, siccome mi era rimasta un po' di resina, ho provato anche un nuovo stampo che voi non avete visto, che mi è arrivato da un po' di tempo. E poi un altro stampino che mi ero dimenticata di farvi vedere l'altra volta che avevo fatto. E poi penso che vi attaccherò degli altri video successivi a questo insieme, per farvi vedere poi delle altre creazioni che magari proverò dopo, tipo questi. Questa resina, tutta quella che vedete qui, è quella sempre della Resin Pro che io sto utilizzando per adesso. Mi sto trovando veramente benissimo, soprattutto perché le bolle, almeno nelle creazioni con gli sticker, non mi escono assolutamente. E la trovo anche più semplice da utilizzare dalla prossima, da quella rispetto a quella della prossima, perché non lo so, è diversa anche come odore, non puzza per niente. Comunque, se vi siete persi il video in cui ve ne parlo, vi lascio il video nel pallino qui sulla destra. Quindi iniziamo subito questo video, se no durerà tantissimo, e quindi scopriamo queste mega fantastiche creazioni che non vedo l'ora di scoprire. Quindi io direi di iniziare da questo, visto che è quello che non c'entra niente, questo piccolo fiocchettino qua. Poi abbiamo questo qua. Purtroppo mi dovete scusare, ma non ho il telefono più perché è in assistenza e quindi devo arrangiarmi con la fotocamera che non mette a fuoco automaticamente. Quindi spero che comunque si vedano. Questo è quello tipo Hello Kitty, era bellissimo. Poi abbiamo questo. Questo è stupendo. Io lo aspettavo da tantissimo questo stampo perché è bellissimo. E questo qui, piccolino, piccolino, che carino. Ok, quindi questo è andato. Vediamo poi gli stampi con la Seal 15. E ho fatto il cameo, questo. Bellissimo, ecco, come vi dicevo nell'altro video, a parte che qua mi è rimasto un po' di resina, questi stampi sono impressionanti, anche se sono difficili da realizzare, forse però ne vale la pena. Guardate, cioè praticamente è uscito perfetto. Vi faccio vedere lo stampo da cui l'ho preso, guardate com'è uguale praticamente, è bellissimo. Poi questi altri due cammei, questo ciondolo bellissimo, e questo ho paura di romperlo. stupendo. Tra l'altro mi ha anche pulito lo stampo perché ha tirato a sé la sporcizia che c'era dentro ed era rimasta della plastilina, ma questo veramente è fantastico. Guardate, si sì. Approvati questi stampi, sono approvati, tanta fatica per farli però sono approvati. Poi questa è l'unica creazione con gli sticker ed è una creazione di Sailor Moon che avevo dimenticato di farvi vedere nell'altro Scopriamo le creazioni, che vi lascio sempre qua. E questo è sempre a tema Sailor Moon, se riesco. Sì. Bellissima. Guardate. E bagni con Kibiusa. Passiamo agli stampi con la Sealand. E vediamo, queste margherite. Questa è uguale. Poi questi che sono praticamente, voi non li vedete, ma sbrilluccicano. Questo è uguale a questo. Questi due, le rosettine ve le tiro fuori così ve le mostro tutte insieme. Allora abbiamo un piccolo cuoricino, molto carino e piccolissimo. Poi abbiamo i quadrifogli, questo. Sono usciti perfetti. E poi abbiamo le due roselline, che sono uscite con qualche bollicina, però non mi dispiace, perché non lo so, le rendono più reali. Carino, questo colore è stupendo. Belle.
Poi abbiamo l'altro stampo, che è questo qua, e abbiamo l'orologio, bellissimo, guardate, con tutti i dettagli, bellissimo. Poi abbiamo il gufetto, anche questo pieno di zeppo di dettagli, questi stampi sono fantastici. L'alberello, forse sono un pochino sottili però, perché sì, forse si indurirà, spero. Scusate se sentite rumore, ma stamattina ho deciso di fare dei lavori qua vicino a casa mia, e quindi ci sentiamo anche il martello e le altre cose. Questa è l'ancora. Ah, però sono lucidi questi. Perfetto. Poi abbiamo il fiorellino, quello che avevo fatto col fimo, bellissimo. La farfallina, vado veloce ragazzi perché sono tantissime, tantissime creazioni. Poi che ci mostro, il fiocchettino, bellissimo, così finalmente potrò fare la coppia senza fare 10.000 volte il colore. E la rosellina, che è uscita perfetta. Poi abbiamo di altro di piccolino questi, e abbiamo il fiore che si chiama frangipani, bellissimo. Le due roselline per fare degli orecchini, queste sono stupende. Sì. E la chiave di violino, che spero di non rompere, bellissimo. Però anche questa è abbastanza fragile, credo che le posso utilizzare per delle cover, perché altri usi non ne vedo. Poi qua abbiamo, allora, l'altro fiorellino carino, l'altro fiore grande, molto bello, un altro cuoricino per fare la coppia con quell'altro, molto carino. Poi due cuoricini più grandi con rosa e glitter. Così, carini. E una stella marina. Se non mi cade lo... perché questa è morbidissima. Bella. Ha catturato anche tutti i dettagli, anche se è abbastanza morbida, io la lascerei a riposare. Poi abbiamo la Tour Eiffel, bellissima, e però è sempre sottile, anche se è abbastanza dura, però è troppo sottile, mi sa che ne devo fare un'altra più spessa, quindi la spingo un po' di più. E in ultimo, col bianco, abbiamo questo, che è, l'ho fatto da un paio di orecchini che avevo fatto col fimo, dovrebbe essere questo, sì, eccolo, questo è quello col fimo e questo è quello in resina. Io posso rifare, che bello, sono molto contenta. Allora, secondo round di creazioni, sempre queste con la Resin Pro. Mi sa che veniamo con la Resin Pro, poi la Feel Crystal la proviamo in un altro momento. E quindi niente, vediamo un po' come sono uscite. Bella. Sì. Diciamo che è venuta di qua, non ha il ciondolo, però non fa niente. È uscita abbastanza bene. Non forata come quella originale, ma comunque è carina. Poi abbiamo la chiave, che forse è un pochino troppo sottile. Com'è molle. Ragazzi, queste le ho fatte ieri sera, quindi è normale che siano morbide. Bellissima. Anche se è veramente sottile. Sì, però per delle cover vanno bene. Poi abbiamo quest'altro, che è un cameo. Questo è stupendo. Bellissimo. Vabbè, qui è il difetto dello stampo, che è uscito proprio così, però tanto dopo qua ci metto l'immagine e non sembra. Questo è anche abbastanza buono come spessore e va benissimo.
Poi la rosellina. Anche questa è morbida. No, sono usciti i buchini e ci manca una parte qua. Però non è malvagia. Niente di che. Poi che abbiamo? Ah, questo. Questo con i gufetti, forse con il brillantino diciamo che non rende proprio. Ecco, quasi si vede, ma così non si vede nulla. Quindi diciamo che con i brillantini non va bene, però è uscito abbastanza preciso. Poi abbiamo quest'altro cameo, che era quello che non avevo provato. È uscito perfetto. Solo che anche questo è troppo sottile. Però mi piace abbastanza. Sì, mettiamo dritto, così si fa. E poi abbiamo il vetrino che ho voluto provare ed esce perfetto, preciso. Perfetto. E poi ho voluto provare a fare questo con tipo i fiori secchi dentro. Ed è bellissimo. Oddio, è uscita qualche bollicina, però non si nota troppo. Mi devo procurare dei fiori, cioè dei fiori più belli di questi, che erano quelli che avevo a casa e sembrano tipo, che so, come delle api, però delle mini spighe di grano sono, però non rende molto l'idea. Praticamente i fiori erano questi e vedete, sono delle mini spighe di grano e qui dentro sembrano più degli insetti. Ecco, così sembrano meglio. Magari con qualcosa di dietro. Questo. Ma questo ci va benissimo. No, vabbè. Questo è perfetto. Così, oppure su quello di metallo che ho. Quello di metallo è questo. Quindi niente ragazze, queste sono tutte quante le mie creazioni, questa volta veramente ne ho fatte tantissime e spero che vi siano piaciute e soprattutto spero che sia stato utile questo video per capire la qualità degli stampi che abbiamo creato insieme. Per quanto riguarda gli stampi mi piacciono molto sia la Torre Eiffel che sia tutti quanti i camme, anche questo fioc è meraviglioso. Io quindi niente, spero che almeno questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia e vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un prossimo video, ciao!